le fotografie non parlano, cioè non è che guardando una fotografia leggiamo, sì, leggiamo il contenuto della figura, ma non ci dice chi, dove, quando, perché. Quindi dobbiamo imparare a dare voce alle fotografie e ad avere consapevolezza storica che quando scriviamo dietro una fotografia non lo facciamo per sapere noi chi è, noi lo sappiamo benissimo, chi raccoglie carte visite vende materiale anonimo, sui mercatini trovate tantissime cose di chi era, perché era lì che ci sta guardando attraverso il tempo con questi occhi, con questi sguardi. Quindi la fotografia, siccome non parla ma ci interroga, ha bisogno che noi diamo voce a queste immagini documentando, raccontando chi è, perché come dicevo nel mercatino poi passano gli anni, io per esempio occupandomi carte de visite sono felice quando trovo anche i miei amici che si occupano di un'informologia per esempio, riescono attraverso una figura, attraverso decorazioni, a capire chi era, che reggimento, quando, perché aveva quella decorazione, danno un nome e cognome, danno una storia, una fotografia che spesso è anonima. Oppure troviamo queste fotografie, zio Carlo, come zio Carlo? Dimmi chi è, perché poi tante volte dietro quel nome, dietro quel volto si nasconde una storia, si nascondono storie che hanno lottato e che di donne che hanno lottato e scritto pagine importanti per la storia dell'affermazione del valore della donna nella società, nella cultura, eccetera. O anche inventori, musicisti, eccetera. Quindi, ecco, una cosa che mi fa investigare, io quando vedo le mostre, io collaboro con il Museo della Fotografia di Brescia. Quando c'è il vestito della mostra, una delle prime cose che faccio quando c'è l'autore, stacco la fotografia e giro dietro. Cosa c'è scritto qui? 9. Ma ti rendi conto che di qui a 50 anni questa qui finirà? Male che vada da un rigattiere, uno si domanderà, cavolo! Che scatto fantastico, come è ricco, denso di informazioni. Chi l'ha fatta, come, perché? Cioè, quindi impariamo a far parlare le fotografie perché parlano attraverso il tempo. Dobbiamo prendere consapevolezza che noi siamo qui in prestito e quindi se vogliamo lasciare anche noi impronte come lascia la fotografia, dobbiamo imparare a documentare. Io come collezionista so di essere custode temporaneo di oggetti che poi finiscono al Xav di Parma, donazione agli Enari, però noi contribuiamo a costruire questa consapevolezza e questa forza culturale della storia attraverso la fotografia e appunto credo che dobbiamo farlo senza cadere nella superficialità, non pensando che tanto chi vuoi che si occupi di... No, sono importanti. Vedevamo ieri le note di un militare che aveva raccolto immagini fotografiche nell'Africa coloniale italiana che si è preso la briga di scrivere nome, cognome, perché, chi è, cioè, se no noi vedremmo soltanto una persona vestita con abiti etnici anche molto interessanti, ma... Vabbè, allora questo era il prologo che non ho finito perché io vi ho dato la molletta rossa che serve ai fotografi di notturni per appendere e asciugare le stampe fotografiche, poi siccome solo lui dov'è? Mi ha fatto vedere che aveva le fotografie. Era qua. Allora le fotografie ve le do io. Vi do una fotografia a ciascuno. Tu passi da. È della serie A chi tocca, tocca. E...
magari c'è anche qualche nota dietro, passa sistematicamente la dai a tutti, eh? Senza scegliere a chi tocca tocca. E la potete tenere come segnalibro, potete decidere di distruggerla, vedete voi. Lasciatevi guardare da questi sguardi e lasciatevi catturare. Gabriele, possiamo anche scambiarle come figurine. Una volta che sono prese sono vostre. Bello. Dopo facciamo lo scambio. Ma infatti io ho foto che scrivevano sempre. Tante volte erano piccoline. Difatti le stampe vintage dei grandi autori della fotografia le riconoscete perché non sono così. Cioè è solo adesso che noi stampiamo grande formato, grande margine. Poi un altro modo per riconoscere le fotografie originali è quello di prendere un lentino, perché tutte le fotografie stampate o altri pigmenti appena date vicine sono le goccioline che si spappolano. La fotografia invece voi potete ingrandire, più andate a leggere. In una fotografia di un panorama di una piazza potete andare a vedere il dettaglio della persona, la fotografia da 2 mm, capire di che sesso è, che età ha, guardarla in volto, vedere come è abbigliata, perché l'ingrandimento fotografico analogico su pellicola ha una risoluzione altissima, così come ha una risoluzione. Come faccio in 5 minuti a spiegarvi tutte? Ci sono delle cose vitali, per esempio uno compra una macchina fotografica digitale a 48 megapixel, va sullo schermo, ingrandisce e vede tanto dettaglio, può cropparla, può... Il collo di bottiglia dove sta? Quanto va a stamparla? Perché in stampa sul catalogo vediamo 300 dpi, termine tecnico di risoluzione, o altrimenti la risoluzione è quella delle stampanti, 600 dpi, una stampa argentica ha una risoluzione intorno ai 64.000 dpi, quindi voi guardate ma non avete visto nulla finché non avete preso una lente di ingrandimento. Vabbè, ma siccome poi ci sono gli amici pure che devono parlare, e qui ci occupavamo, ci siamo trovati con questo evento inventato grazie a Linari e Fotonomia, e quindi nelle persone di Claudia Baroncini e Barbara Cattaneo, e i fotografi minuteri sono fotografi ambulanti, itineranti, e che proseguono la tradizione dei fotografi ambulanti di piazza e di strada che origina fino dall'inizio del Novecento, storicamente negli ultimi anni dell'Ottocento. Il fotografo itinerante è l'esatto contrario dei fotografi prestigiosi e di gran nome di Napoli, Palermo, Firenze, Genova, tutte quelle grandi città nelle quali fare fotografo significava anche fabbricare delle immagini che venivano raccolte sotto forma di carte visite, cabinet o formati maggiori dai personaggi che facevano il grand tour. Venivano in Italia e poi non c'erano le cartoline, non c'erano sistemi di stampa decenti, quindi passavano da Linari, sceglievano, prendevano le albumine e poi se le portavano a Berlino, a Londra, a Praga, e quasi quasi ci sono più albumine a Linari perse per l'Europa di quelle che c'erano qui in Italia, perché noi qui a Firenze sapevano che cosa c'era, ma quando uno tornava a casa doveva far vedere dove era stato. Siccome non avevano il cellulare, si comperavano le albumine degli Alinari o di altri. E stavo dicendo, il fotografo ambulante itinerante immediato che applica ancora questo processo, che
se l'avete visto, ma domani mattina continueranno gli amici che fanno questo tipo di dimostrazione, è un processo negativo positivo su carta, quindi non si usa la lastra di vetro, ma un materiale molto meno nobile, ma anche molto più economico. Difatti questo nasce con le crisi economiche di inizio Novecento, perché si riesce a fare fotografia a basso costo perché c'è un negativo di carta che può essere ristampato e quindi ottenuto moltiplicando le copie in positivo. Spesso chi si faceva fotografare si faceva fare una copia solamente, ma soprattutto quello che succede è che questa camera, e lì ce n'è un esempio molto rozzo e semplificato, è una lab cam, cioè riprende, fa la fotografia e all'interno ci sono delle vaschette che possono essere verticali o orizzontali, per cui il fotografo itinerante, quando fotografa, carica la carta fotografica nel chiamiamolo portalastra, fa la fotografia, poi sviluppo, fissaggio, si sciacqua nel secchiello e si consegna immediatamente. Questo è vitale perché i grandi studi fotografici richiedevano che uno dalle cascine, dai dintorni, eccetera, andasse nello studio prestigioso, posava e il fotografo diceva: torni la settimana prossima a ritirare i positivi. Invece la fotografia ambulante ha il suo punto di forza nel fatto che è immediata, cioè c'è il fattore che da una cascina va a un mercato, trova il fotografo ambulante, si fa la fotografia e va a casa con la fotografia, non è che deve andare dopo a ritirarla nello studio. Quindi il fotografo itinerante, a differenza del professionista fotografo, va dalla gente. Quindi i clienti e la gente normalmente andavano dal fotografo serio, con i fondali e tutto quello che occorreva, le vetrate con le luci. Il fotografo itinerante invece va dalla gente. Quindi la clientela è popolare. Il pagamento tante volte era in uova, galline o cose di questo genere, ed è segna la fotografia minutera, la diffusione popolare più economica. Fotografie minutere, poi ci sarà Sergio. Sergio, bisogna che venga perché deve far vedere, deve mostrare immagini di fotografi minuteri che hanno operato qui a Firenze fino alle soglie degli anni di questo secolo 970. Dopodiché tutti erano in condizione di avere una fotocamera in pellicola, quindi non si andava più neanche negli studi fotografici per una fotografia di ricordo di famiglia. Quando nasceva il piccino in braccio alla mamma, non andava più dal grande fotografo perché si facevano le fotografie del corpo in casa e non c'erano questi. Quindi con l'avvento delle nuove tecnologie è venuta in parte a decadere questo tipo di attività. Poi succede che gli artisti visuali fanno ciò che gli altri non sono più capaci di fare, non si ricordano come si faccia, fanno in modo nuovo cose vecchie, e quindi questo campo che è stato lasciato libero è stato poi rapidamente occupato da artisti visuali o appassionati che hanno ricominciato a utilizzare la pellicola. Per cui adesso si comincia a vedere sempre più frequentemente in giro anche ragazzi e ragazze che invece di fare così per fare una fotografia, vedi che fanno così col dito. Fanno così col dito, è pellicola. Perché la pellicola ha tempi diversi, richiede un approccio diverso e poi soprattutto è un modo di fare cose, di creare oggetti, prodotti non solo fotografici ma anche opere, quando tutti gli altri invece fanno altro. Quindi si aprirà sempre più la forbice tra la produzione delle
opere fotografiche argentiche o con altre tecnologie e il consumo fotografico digitale, cioè io faccio una quantità enorme di immagini fotografiche con lo smartphone, quando devo fare opere, devo occuparmi di corpi e di oggetti che poi vanno esposti, lavoro in un altro modo, usando un altro sistema, perché non ha senso dire è meglio o peggio, è una cosa diversa, bisogna capire che sono cose diverse, servono per scopi diversi. E la fotografia analogica e soprattutto la fotografia minutera serve per vivere la fotografia, io dico, come persone. Il fotografo minutero, ma ancora più si capisce il valore di persona di chi si fa fotografare dal fotografo minutero, perché entra in gioco un rapporto empatico, di esperienza personale, di esperienza umana. Tu ti devi fermare lì del tempo, ti devi mettere a chiacchierare, capire magari che cosa succede, com'è, perché nascono dei rapporti che la fotografia fatta soltanto sfiorando lo schermo non dà il tempo di sviluppare e di affermarsi. Quasi finito. L'inizio della fotografia minutera a onore del vero risale al signor Giorgio Cadeltu, sardo, che costruisce la prima, quello che lui chiama Sardinian Camera nel 2014, e dopodiché io comincio a conoscere Barbara Didini, che è un'italiana bresciana che va a Barcellona. Questo tipo di fotografia soprattutto è di ambiente mediterraneo, spagnola, ma anche poi si diffonde argentina, ma è di ambiente mediterraneo prevalentemente. E Barbara Didini va a Barcellona, trova una persona che fa fotografo minutero, dice: cavoli, è la mia vita, illuminazione, perché lei non aveva nessuna intenzione, aveva cominciato, lei faceva pentole da ragazza in Valtrompia, pentole, stoviglie, e non aveva nessuna voglia di stare in un ufficio, e la fotografia minutera come professione ti fa stare in mezzo alla gente, ti fa vivere l'estate, alle volte anche il vento quando c'è, però queste persone, Alessandro per esempio, fotografo che opera a Napoli, lo sa che può diventare, cioè ci sono persone che lo fanno di professione, non è che si guadagna poco, però devi avere grandi capacità umane di intrattenitore, perché in realtà non fai fotografia, ma metti in atto una performance. Quindi chi entra e partecipa e si fa ritrarre diventa coprotagonista, attore di una performance. Quando vai via non vai via soltanto con la stampina, hai vissuto un'esperienza, non te lo dimenticherai più quello che hai fatto.